Buongiorno dalla redazione di Stato Quotidiano e ben ritrovati a Rassegna Stato, venerdì 11 novembre 2016. Diamo come sempre un'occhiata alle principali notizie della giornata. Politica, gli effetti di Donald Trump in Puglia. Il neo presidente desta preoccupazione per l'economia pugliese. Gli Stati Uniti sono i primi partner nelle esportazioni. Cerignola, tenta di uccidere la moglie, arrestato 56enne. L'uomo accusato di reati di maltrattamenti in famiglia. Resistenza a pubblico ufficiale e per l'uccisione del cane. CUP Foggia, accordo raggiunto. Elio Dota, Will Tux, recepite le nostre indicazioni. Domani 11 novembre il confronto con i lavoratori. Rodi Garganico, Gargano, recuperato cadavere nelle acque a nord di Rodi. Al momento non sono stati rilevati indizi utili che possano far risalire all'identità della persona recuperata. Manfredonia, incidente stradale a Borgo Mezzanone, vittima ventenne. Sul posto i carabinieri, la polizia municipale, i vigili del fuoco e la ditta di autosoccorso. Il giovane stava tornando dal lavoro nella propria abitazione. Manfredonia, continua l'attività dell'Usicoms, associazione a tutela degli utenti e consumatori. Ospite stamane ai nostri studi il vice segretario Dario Catta, che ci presenterà l'associazione e le relative attività. Buongiorno, eccoci illustri, cos'è questa associazione? Buongiorno, l'Usicoms è un'associazione nazionale onlus di tutela di utenti e consumatori, presente già da diverso tempo su tutto il territorio nazionale e da un po' anche a Manfredonia. La segreteria provinciale, con a capo Antonello Matera, ha scelto come proprio segretario Aldo Gatta, persona conosciuta e stimata per le numerose battaglie in tutela della legalità. Oltre ai servizi offerti, da poco è stato iniziato un nuovo servizio, SOS Condomini e Case, un servizio per la tutela del diritto alla proprietà nei confronti di altri condomini, di enti esterni e di amministratori di condominio. La nostra associazione si avvale della collaborazione di numerosi e stimati professionisti, sia tecnici che legali. Concludo il mio intervento ringraziando Stato Quotidiano per averci dato la possibilità di presentare la nostra associazione e rivolgo un invito ai miei concittadini di andare a votare il 13 novembre al referendum consultivo per l'Energas, di votare no Energas, per evitare un effetto impattante sul nostro territorio. Grazie. Bene, noi ringraziamo Dario Gatta per il suo intervento e continuiamo la nostra rassegna. Eventi. In Puglia 365 eventi e iniziative per il weekend di San Martino. Protagonisti i comuni di Martina Franca, Foggia e San Nicandro Garganico per la festa di San Martino. Eventi. A Foggia nasce Anavio Puglia. Sosteniamo il vero biologico. Soddisfazione della CIA per i 45 milioni al cerealicolo. Plauso a Colomba Mongiello. Bene, anche per oggi termina qui la nostra rassegna. Per approfondimenti statoquotidiano.it. Prima di salutarci ringraziamo i nostri sponsor che sono Libergo Lispreomaggi, Agri Daniele, i sapori della nostra terra, Biondi Bissi Serramenti, Big Panina Mania Annunzio. Grazie a tutti per l'attenzione, a domani.